tutte pupette, allora presentazione velocissima per un video stra richiesto, ovvero il video della prima ricostruzione in acrilico, come si esegue una ricostruzione in acrilico, per cui purtroppo presentazione molto molto breve, però perché non vorrei che venisse troppo lunga, però diciamo nel video spiego tutto, o almeno spero di essere stata come sempre tra virgolette più esauriente possibile, o comunque sia di aver diciamo fatto capire un concetto un po' complicato e quindi facile e in modo comprensibile, soprattutto completo, in modo che non manchi niente. Vi lascio al video perché non vorrei che venisse eterno e ci vediamo dopo. Allora pupette, finalmente quindi vi faccio vedere come viene realizzata una square in acrilico. Diciamo che ragazze, l'acrilico è completamente diverso dalla ricostruzione in gel. Quindi chi si approccia all'acrilico e ha sempre utilizzato il gel è molto normale, diciamo, può capitare di trovarsi un po' in difficoltà per il semplice fatto che l'acrilico è tutto un lavoro di pancia e punta, che dopo appunto vi farò vedere. Cosa molto importante però, quello che diciamo mi hanno fatto fare quando ho fatto il corso di appunto full immersion acrilico, è che anziché iniziare a lavorare direttamente, quindi anziché iniziare a fare direttamente la ricostruzione, ci hanno fatto esercitare sul come eseguire una giusta mix ratio. Mix ratio, per chi ha studiato bene il latino e il greco, io non l'ho studiato, però comunque sia, vuol dire la giusta porzione tra liquido e monomero che mi fa creare, in questo caso per quanto riguarda il settore della ricostruzione, per quanto riguarda l'acrilico, la giusta dose di polvere e liquido mi andranno a creare quel composto perfetto per appunto lavorare. Quindi di conseguenza cosa ci hanno fatto fare? Ci hanno dato un foglio con tutti questi cerchietti e in questi cerchietti noi dovevamo andare a posizionare una pallina di acrilico, quindi dovevamo andare a fare la mix ratio. Da lì la master si accorgeva se noi facevamo delle palline troppo liquide o troppo asciutte. Quindi di conseguenza ci aiutava a fare la mix ratio ed è quello che facciamo noi adesso ed è quello che consiglio a voi quando siete a casa e vi volete esercitare di fare appunto questa esercitazione prima di andare a ricostruire, perché comunque sia poi nella ricostruzione ci sono altri movimenti, altre diciamo non potete stare lì a perdere tempo, dovete già imparare adesso, subito, su questo foglio a fare la vostra, il vostro mix ratio. Ok, prendo quindi il mio pennello, inclino un po' il bicchiere, quindi stiamo attenti diciamo a non diciamo rovinare la punta. Lo laviamo per bene in questo modo, quindi immergiamo il pennello e scarichiamo in modo appunto da lavarlo, pulirlo o comunque in un certo senso bagnarlo e umidirlo. Ok, dopodiché scarichiamo. Io vi farò vedere diverse mix ratio, ovvero una pallina molto acquosa, una pallina troppo densa e la pallina giusta. Vado a immergere la mia punta del pennello dentro la polvere e faccio un movimento di raccolta, come se appunto dovessi raccogliere qualcosa. Quindi sfioro leggermente e raccolgo. Come potete vedere, diciamo che l'acrilico inizierà, come dire, diciamo, la pallina da bianca dovrà diventare tutta trasparente. Se rimane un po' e un po', questo vuol dire che comunque sia c'era poco liquido. Quindi cosa facciamo? Sul pezzo di carta, andiamo a levare la pallina. Vedete come rimane? Rimane così. Perché vuol dire che c'era troppo poco liquido, quindi di conseguenza si è asciugata subito. Noi dobbiamo imparare quindi a fare la giusta dose, perché se è troppo asciutta non riusciamo a lavorarla e lei si secca subito. Se il pennello è troppo bagnato, cola a destra e a sinistra. Ma comunque vi faccio vedere velocemente. Vedete? Questa è la mix ratio giusta, cioè le palline devono diventare in questo modo, devono rimanere all'interno del cerchio, belle dure, vedete? Dopo un po' lei si opacizza e non devono colare, ve lo faccio vedere di nuovo. Quindi bagno il pennello.
ok? Scarico. Prendo velocemente la pallina, ovviamente negli ambienti più freddi la cosa sarà molto più facile, e la posiziono. Gli do leggermente una forma, pulisco subito il pennello, vedete? Vi faccio vedere una mixerazio troppo bagnata. Guardate. Questa è una mixerazio bagnata. Dopodiché vi voglio velocemente spiegare due tipologie di ricostruzione in acrilico, una più lenta e un'altra più veloce, quindi io vi consiglio assolutamente di scrivervi questi due passaggi in modo che appunto così li avete chiari e potete anche voi ricostruire tranquillamente, diciamo, in due maniere più diverse. Allora, il primo è allungamento clear, quindi andiamo a fare direttamente l'allungamento con il clear su tutta l'unghia. Ovviamente i preparatori valgono per gli stessi, sia per il gel che per l'acrilico. La preparazione dell'unghia naturale è idem, uguale, la dovete fare ovviamente. Cover, quindi allungamento del letto unguale, dark pink, quindi bombatura sopra il cover, di conseguenza la limatura del muretto, di conseguenza la French colorata, di conseguenza clear, quindi non andiamo a riempire tutto con la polvere acrilica colorata, ma andiamo semplicemente a colorare, riempiremo poi con il clear, limiamo tutta la ricostruzione e il sigillante. Il primo passaggio, diciamo, anzi sul primo passaggio potete andare a fare tranquillamente il refill, perché appunto vi basta levare il colore e quindi ricominciare. Il secondo passaggio invece è quello che vedrete molto spesso nei video, soprattutto fatti dalle tedesche, russe, ovvero cover direttamente, dark pink, quindi allungamento del letto unguale, bombatura sul letto ungueale, limatura, quindi andiamo a limare il muretto, French colorata direttamente, quindi una bella frange abbondante, col colore abbondante, in modo che andiamo a limare tutto una volta catalizzato. Ovviamente tutte le polveri acriliche sono costruttori, quindi una volta che si asciuga il colore potete andarci a limare tranquillamente di sopra. Una volta limato tutto sigillate, quindi di conseguenza il secondo step è più bello per chi magari fa sempre lo stesso colore o comunque sia, dopodiché diciamo andrà smontato almeno solo la zona della frente. Allora andiamo a fare quindi il nostro allungamento con il clear. Noi facciamo la ricostruzione quindi classica, come se volessimo andare praticamente poi a fare un refill. Bagniamo la superficie in modo che appunto l'acrilico veda il bagnato, non troppo ovviamente. Quindi preleviamo un po' di liquido, scarichiamo 1-2 volte, ora vediamo, in base anche alla temperatura che c'è nella vostra stanza, pallina grande, e la iniziamo quindi a posizionare già vicino le cuticole. Vedete, la posizioniamo e poi schiacciamo. Perché? Perché dobbiamo subito portarci immediatamente il prodotto sulla lunghezza. Ok? Quindi schiacciamo, sistemiamo, puliamo il pennello sempre, perché non vogliamo minimamente che il nostro pennello si sporchi di costruttore. Molte master, diciamo, che fanno tutto in una sola pallina. Noi non siamo ancora master, quindi di conseguenza abbiate la tranquillità di prendere più di una pallina tranquillamente. Mettiamo il prodotto. Alla fine, ragazze, è facilissimo. Dopodiché sentiamo se è caldo, quindi appena voi vi rendete conto che è caldo e soprattutto che non è più appiccicoso, perché se voi toccate, diciamo, e vi dà la sensazione di appiccicoso, vuol dire che ancora deve catalizzare. Ok, sentite adesso? Ha un rumore già diverso. Allora, arrivato a questo punto, già voi potete pinzare. Quindi andiamo a pinzare, se c'è da pinzare in questo caso, ovviamente da me poco e niente, ma comunque sia voi, se volete, già potete pinzare. Dopodiché prendo il mio cover, in questo caso io ho il cover Master Powder della Crystal Nails, ovviamente, e iniziamo a fare direttamente l'allungamento del letto ungueale.
Diciamo che il cover deve avere una consistenza un po' più duretta rispetto al clear, per il semplice fatto che appunto ci deve rimanere dritto per come ci serve fare direttamente il sorriso. Quindi né troppo morbido né troppo duro, insomma in questo caso da me fa un po' caldo, quindi ok, dovrò farlo un po' più diluito. Però generalmente non deve essere molto diluito quando andate a fare il cover, per il semplice fatto che lo dovete modellare, invece in quel modo vi colerebbe a destra e a sinistra se è troppo liquido. Ma comunque, prendiamo quindi il nostro liquido, scarichiamo, prendiamo una pallina di cover. Io in questo caso la prendo bella grandicella e la applico direttamente in questo modo per dove dovrebbe finirmi, diciamo, il sorriso. E già la spingo a destra e a sinistra. E sfumo. Ok? Destra e sinistra. Vedete? Pulisco il pennello e già inizio a sistemarmela. Considerate che vale qua muretto, vale il muretto per l'acrilico, vale il muretto per il gel, quindi anche qua dobbiamo andarci a fare il muretto. Ok, io leggermente la forma diciamo che gliel'ho data, adesso devo riempire il mio bordo cuticole, quindi di conseguenza prendiamo un'altra pallina e l'aderiamo qua, perché deve essere omogeneo. E puliamo sempre. Come potete vedere, è tutto un lavoro di pancia e punta. Tutto. Prendo una bella pallina di dark pink e la applico sopra il cover. E faccio dei movimenti dove vicino alle cuticole dovrà essere più sottile, diciamo. Se ci manca ancora prodotto, lo rimettiamo. Ci deve venire un bel murettino. Schiacciamo, quindi tutto sempre lavoro di pancia e punta. Guardiamo sempre la nostra ricostruzione di profilo. Vedete? Ok, se quando vedete che di nuovo l'acrilico fa questo rumore, vedete, è proprio come se stesse battendo un vetro, andiamo a limare il nostro muretto. Questo è inutile che ve lo faccio vedere perché ve l'ho fatto vedere un sacco di volte quando vi ho fatto vedere appunto i video della French in gel. Dopo che avete quindi limato il muretto a vostro piacimento, riprendiamo di nuovo il nostro monomero e pennello, andiamo a bagnare la superficie quindi dell'allungamento in modo che leviamo la polvere, come potete vedere, ma oltretutto vediamo meglio la struttura e ancor di più rendiamo appiccicoso di nuovo la superficie in modo che appunto la nostra polvere successiva si aderirà meglio. Adesso io vorrò fare la French con questo colore bellissimo della Crystal Nails, che in questo momento non mi ricordo che numero è, ma diciamo è fantastico, è un color blu glitterato. E noi possiamo decidere di fare o riempire fino al livello della bombatura la nostra French, quindi il nostro colore, oppure semplicemente colorarlo in maniera appunto omogenea, riempirlo in maniera omogenea, però poi livellare il tutto con il clear. Diciamo che la seconda opzione è ancora più conveniente perché appunto risparmiate il colore che poi intanto andrà limato e quindi utilizzerete molto più clear anche se verrà bello omogeneo e colorato. Quindi prendo un po' di colore che in questo caso dovrà essere leggermente più liquido rispetto al normale. E lo andiamo in questo modo a incastrare vicino al nostro muretto. Siamo! Io mentre pinzo faccio anche colpi di alitata in modo che appunto con il calore, diciamo, mi rimane bello pinzato in quel modo. Ci vado a volte anche così perché con il calore lui mi pinza e nello stesso tempo appunto si asciuga facilmente, quindi catalizza. Come potete vedere c'è ancora però un piccolo dislivello, vedete? Okay. Ovviamente chiudiamo solo l'allungamento come vi ho detto prima, perché
per il semplice fatto che la bombatura già l'abbiamo fatta. La bombatura già l'abbiamo fatta con il dark pink, quindi non abbiamo bisogno. Prendiamo il prodotto, lo stendiamo un po' come il colore su tutta la superficie, quindi su tutto l'allungamento. Cerchiamo anche qua di farlo più omogeneo possibile, perché appunto questa è la parte finale e non vogliamo che quando limiamo si leva tutto il colore, assolutamente. Deve essere chiuso per bene. Anche se gliene mettete un po' di più, non fa niente, tanto va limato. Anche se salite sopra il cover, non fa niente, tanto va limato. E comunque sia, è trasparente, quindi non succede niente. Ovviamente guardate sempre da tutti i lati la vostra ricostruzione per rendervi conto se state facendo bene, se state lavorando bene, se state lavorando in maniera omogenea. Dopodiché applichiamo il top shine, quindi dopo che abbiamo limato per bene. Mi raccomando ragazze, con l'acrilico va sempre un sigillante senza dispersione, perché altrimenti quello con la dispersione, non so perché, ma a distanza di giorni si solleverà come una pellicola. Questo quindi è il risultato finale della square in acrilico, facile, semplice, veloce. Io spero che nel video sono riuscita a dirvi tutto. Come vi ho detto prima, abbiamo semplicemente sigillato con il top shine o comunque sia con un sigillante senza dispersione. Wow, spero che anche voi riusciate a fare la stessa cosa, comunque sia di esservi stata d'aiuto. Come avete potuto vedere, alla fine la ricostruzione è veramente molto semplice, facile, veloce, alla portata di tutti e la cosa importante è tanta esercitazione, ragazze, mi raccomando, perché come fu per il gel, che appunto abbiamo dovuto tanto esercitarci per imparare, anche l'acrilico merita tanta esercitazione, per cui mi raccomando, esercitatevi, perché l'acrilico entra nel cuore, ne vale veramente la pena. Per cui io vi lascio, noi spero di vederci più presto possibile con un altro video, anzi per forza, anzi sono felice di aver aperto questo anno, di ricominciare di nuovo a fare video con un video molto molto richiesto come quello sull'acrilico, per cui io vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video.